Claudio Viano, la consigliera Maria Di Bella e tutti gli altri ospiti intervenuti, e dirigenti e tutti gli altri, il vicepresidente dell'istituto Camillo Di Marchi, tutti gli ospiti, l'avvocato Centina, ecco appunto, Centina La Torre del centro al tuo fianco Onlus, e tutti gli altri ospiti qui presenti. E un abbraccio particolare a Diego Cavallaro e alla sua mamma, perché questa è una serata molto particolare, in quanto abbiamo voluto anticipare la giornata mondiale della lotta contro la violenza sulla donna, e a questa sera perché appunto l'amministrazione comunale ha in mente di proporre un progetto di autodifesa della donna. Quindi, siccome i tempi erano abbastanza ristretti, se l'avessimo fatta nella data stabilita, quindi il 22 novembre, non avremmo più avuto l'opportunità, e di conseguenza abbiamo deciso insieme all'amministrazione di anticipare questa data. Io ringrazio l'amministrazione di aver scelto lo spazio del Caffè d'Arte ancora una volta per un evento così importante e significativo, e chiamo l'assessore alla cultura, Annalisa Miano, che ha le pari opportunità a porgere il suo saluto e già un pochino a illustrare il suo messaggio. Buonasera a tutti. Intanto vi porto i saluti del sindaco, che per impegni istituzionali si trova a Messina, probabilmente riuscirà a passare più tardi, ovviamente di tutta l'amministrazione comunale e dei colleghi che ci sono qui presenti. Ringrazio anche Melina, quest'anno abbiamo deciso di fare qualcosa in occasione della giornata contro la violenza sulle donne di più pratico. Quindi abbiamo evitato magari di fare un convegno, anche perché già era stato organizzato dall'Avvocato La Torre, quindi vi invito il 30 novembre ad essere qui, perché poi in linea di massima organizziamo un po' tutti delle cose e cerchiamo di essere presenti a tutte le iniziative. Quest'anno abbiamo pensato di organizzare dei corsi di autodifesa femminile gratuiti da rivolgere sia a tutta la comunità, alle donne del nostro paese, ma di tutto il territorio, quindi chiunque le volesse partecipare lo può fare tranquillamente. Sono dei corsi gratuiti che faremo nella palestra adiacente all'Istituto Superiore Camillo Di Marchi per i prossimi 4 giovedì, a partire dal prossimo giovedì, 2 giovedì di novembre e 2 di dicembre, dalle 18 alle 20. E in più, e quindi ringrazio la preside Lipari e il vicepreside il professor Occhino per averci dato anche la possibilità di estendere questo corso a tutte le studentesse dell'istituto. Quindi faremo dei corsi, insomma, per le ragazze durante le attività durante l'attività scolastica e in occasione magari dell'educazione fisica. Quindi grazie a voi per questo. Un ringraziamento ovviamente va all'associazione SD Natural Gym Center di Santa Teresa di Riva, all'istruttore Andrea Scaletti e agli istruttori Salvatore Grasso e Valentina Ricotra, che proprio si occupano di autodifesa femminile. E grazie a voi, perché appunto ci avete proposto questo progetto a cui noi già avevamo pensato. Avevamo pensato anche con un'amica di un comitato di quartiere, il comitato di Bucoli di Sparagonani, abbiamo parlato quest'estate, e Eleonora Perroni in modo particolare, proprio di proporre questo corso. Un corso che ha come obiettivo cosa? Sempre innanzitutto lasciare acceso su questa tematica, illuminare sempre questa tematica, non soltanto ovviamente nella giornata dedicata contro la violenza sulle donne, ma sempre cercare di sensibilizzare ovviamente tutta la comunità a denunciare qualora ci siano fatti appunto di violenza all'interno della casa o anche fuori, e soprattutto ad intervenire sulle nostre giovani studentesse, e quindi dire loro un po' come comportarsi eventualmente, cercare di eludirle su questa tematica, benché, già ripeto, lo facciamo in sinergia con tutte le associazioni del territorio, con la scuola e anche tutte le altre amministrazioni nei paesi, insomma, vicini, però è sempre bene ricordare di tanto in tanto come fare. E quindi abbiamo pensato a questi corsi, che sono un po' delle pillole date, insomma, a queste ragazze che nel caso in cui, speriamo mai, sapranno eventualmente come comportarsi, sia loro che noi donne, per tutte.
perché più che violenza è meglio parlare di prevenzione. Probabilmente facendo prevenzione, così come in qualsiasi materia, si evitano tante, tante problematiche. Quindi lascio la parola ovviamente a coloro che poi diciamo questa sera ci daranno nozioni anche più importanti. Ringrazio anche le responsabili dei vari plessi scolastici che sono qui, la vicaria Chiara Cocuccio della direzione didattica, le responsabili anche tutte le altre insegnanti della direzione didattica, la preside D'Amico che non è potuta essere qui per motivi personali, l'associazione Penelope, l'associazione Al tuo fianco, l'hai detto, ovviamente anche la presidente del comitato di quartiere di Giardino, la presidente di Misterio Fautori, grazie per essere qui, ovviamente tutti i soci del Caffè d'Arte e tutte le persone presenti. Poi a seguire ci sarà anche un bravissimo cantastorie siciliano che ascolteremo e che tratterà delle donne siciliane, ci canterà di queste donne siciliane. C'è Mariella Di Bella che mi dice di ricordarmi di chi? Sì, l'abbiamo detto. No, perché la mia collega ci sta e noi cerchiamo di ricordarci le cose, però non capiamo. Nel frattempo è arrivato il collega Santino Scarcella e quindi lasciamo la parola a chi ci può dare delle informazioni in più. Grazie veramente di essere qui. Grazie. Allora, prima di entrare nel vivo della situazione, vi do un attimino contezza di come si svolgerà la serata. Quindi abbiamo queste tre parti. E la prima parte appunto è dedicata a loro che ci illustreranno. Intanto buonasera, benvenuto al vice sindaco Gianmarco Lombardo e all'assessore Domenico Primarchi. Ci illustreranno, dicevo, nella prima parte appunto le tecniche di autodifesa. Le persone che sanno che c'è questa cosa mi chiedono, mi hanno messo un messaggio, come fare per iscriversi? Quindi poi magari daremo anche contezza di questo discorso. In quei giorni stabiliti direttamente in palestra, perfetto, glielo farò presente. E la seconda parte sarà dedicata appunto, come abbiamo scritto nell'evento di presentazione della serata, poesia, voce e canto delle donne siciliane. Donne siciliane in questo caso, donne poetesse, perché le poetesse siciliane sono riuscite nell'arco del tempo, e già da quando è venuta fuori la scuola poetica siciliana, a lasciare un'impronta particolare. E non facciamo, diciamo, un focus particolare dal punto di vista sociologico, perché ovviamente lasciamo le competenze ad altri in questo senso, ma quello che per noi è importante come Caffè d'Arte è riconoscere che la creatività della donna è stata sempre un dato di fatto ben preciso e specifico. Purtroppo le condizioni sociali, le condizioni culturali, che poi sono diventate genetiche, hanno fatto sì che la creatività della donna, il valore della donna, nell'arco degli anni, secoli, non sia stato riconosciuto per come meritato. E c'è la famosa frase che dietro a un grande uomo c'è una grande donna, ma io mi chiedo perché dietro ad un grande uomo questa grande donna non può camminare accanto e ci deve stare dietro. E allora quello che noi vogliamo appunto riconoscere questa sera è il valore intrinseco della singola persona come umanità, che non ci sia più differenza uomo-donna dal punto di vista culturale, sociale, ma soltanto una differenza di sessi che giustamente serve, e anche piacevole che ci sia, diciamolo, quindi è soltanto in questo senso, ognuno con la propria competenza fisiologica, però il concetto di fondo è che quello che è importante, e mi piace sempre ribadire la famosa frase di Einstein, che non sono né bianco né nero, sono soltanto, faccio parte della razza umana, quindi non sono né donna né uomo, ma faccio parte della razza umana di sesso maschile, di sesso femminile. Quindi la creatività questa sera viene cantata, viene raccontata attraverso le figure, che poi magari facciamo un piccolo cappelletto di ingresso quando si parlerà il professore Alfio Patti, che canta storie a Edo di Sicilia,
e poi a seguire ancora abbiamo i nostri concorsi Boccavento per la poesia, e se qualcuno vuole portare questa sera anche le piccole storie, siamo qui a disposizione. Allora, intanto vorrei cominciare con presentare Eleonora Perrone. Vieni Eleonora, un applauso. Allora, Eleonora è molto attiva, è una persona veramente dinamica sotto tutti i punti di vista, ed è una persona innamorata del proprio paese ed è innamorata della società che vive, agisce in questo paese. Quindi ogni persona, ciascuno di noi, propone sempre qualcosa di importante e di valido che serve non solo alla crescita personale ma anche alla crescita della comunità. Tu fai parte ovviamente del comitato di quartiere di Bucalo, una esperienza sicuramente significativa e importante, e allora vorrei che tu, so che tu vuoi parlare molto, però con brevi parole ci raccontasse come ti è venuta questa idea e come l'hai proposta ad Annalisa, che è una persona molto recettiva da questo punto di vista, perché è veramente sempre presente in quelle che sono le esperienze a favore delle donne. Ricordiamo la toponomastica femminile, tutte le attività, le iniziative, ma in questo sostenuta tantissimo da tutte le grandi personalità femminili che ci sono, ciao, che ci sono nel Consiglio Comunale. Quindi si torna a ricordare il Mastroianni, Marina De Bella, Anna Dominici, la Cristina Pager, ce ne sono più femmine? No, ok. Allora, dico femmine appunto per sottolineare il sesso. Allora, Eleonora, prego. Buonasera, sarò molto breve. E intanto grazie Annalisa. Quest'estate ci siamo incontrati e io ero abbastanza provata perché una figlia di un signore della nostra comunità gli è stata tolta la vita da un essere immondo. Per chi compie un'azione del genere non si può definire altro. E il mio pensiero, avendo anche una figlia femmina che cresce, è come proteggerla, come proteggere le nostre donne, le nostre bambine, le nostre ragazze che stanno crescendo. E spesso queste violenze vengono all'interno della casa, della famiglia, e si dicono di coppie che si amano. La violenza non è amore. Le donne che pensano che un uomo le picchi, le maltratti, le ami, non è così. E questa cosa mi ha colpito profondamente perché ho visto che le notizie che ci sono poi nei telegiornali non sono così lontane da noi. È una realtà che abbiamo forse fin troppo vicino e che non sempre viene fuori. Si tende a nascondere, si tende a vergognarsi, si tende a non chiedere aiuto. E quindi questa cosa mi ha talmente colpito che quest'estate con Annalisa così ci siamo incontrati e le ho chiesto: ma per la giornata delle donne cosa potremmo fare di fattivo, non di teorico, che passata la settimana poi ognuno dimentica. E quindi mi è venuto in mente proprio questo discorso, per, come diceva Annalisa, di prevenzione, di potersi difendere. E di sentirsi comunque sicuri di essere preparati a un possibile momento brutto, e quindi avere quel minimo di preparazione o di coraggio per dire no, perché è importante dire no. E quindi poi ci siamo sentiti, lei con tutte le colleghe loro hanno portato avanti questo progetto e sono contenta, veramente. Grazie, grazie per questa proposta. È importante difendersi, ma non dovrebbe anche essere necessario, perché in effetti bisognerebbe far sì che uomini e donne vivessero questo mondo in parità di diritti e di doveri e in complicità la più bella. In effetti difendersi dall'altro non è mai, diciamo, la cosa bene, però serve, e quindi è un progetto molto, molto importante e significativo. Colgo l'occasione per ringraziare la presenza la presidente della FIDAPA, signora Carnabucci,
E poi voglio passare un attimino la parola a Gabriele, perché si è fatto parte dirigente per quello che vedete qua, questo simbolo che abbiamo voluto mettere questa sera, posto occupato nelle scarpe rosse come appunto il simbolo della giornata contro la violenza. Quindi Gabriele, per dire qualcosa. Innanzitutto buonasera, volevo fare due appunti. Mia moglie accennato alla scuola poetica siciliana, quindi stiamo parlando di Hohenzollern, stiamo parlando di Stupor Mundi, stiamo parlando in definitiva di Federico II di Svevia, che ha dato l'inizio ad una nuova era della lingua italiana, e all'interno di questo cenacolo vi è una grandissima poetessa messinese, Nina da Messina, alla quale nessuno ha pensato di intitolare un premio, e questo forse ce ne faremo carico, non lo so, forse ce ne faremo carico. Devo ringraziare il negozio Corium che ci ha prestato quelle scarpe rosse, simbolo della femminilità, e passo la parola a mia moglie. Vorrei qui accanto a me il vicepresidente Carmelo Occhino, amico di sempre, adesso ci ritroviamo in veste istituzionali. A te la parola. Buonasera, io porto i saluti della dirigente, anche lei impegnata in una riunione istituzionale, non so se è la stessa dove c'è Danilo, ma è probabile. E niente, noi la proposta l'abbiamo accolta subito, perché la scuola ritengo sia la palestra, al di là della palestra reale, dell'argomento che stiamo trattando. Noi abbiamo ragazzi che vanno dai 14 ai 19 anni, e quindi credo che sia proprio l'età più corretta per trattare questo argomento. Io oggi ho parlato con le ragazze che hanno accolto con entusiasmo questo progetto, devo dire un po' meno i ragazzi, cioè i ragazzi sono rimasti un po' stupiti di questa situazione, perché probabilmente dopo queste lezioni, alle quali parteciperanno quasi tutte le classi, dovranno stare più attenti quando parleranno con le ragazze. Quindi naturalmente impegnato tutti i docenti di educazione fisica, per cui non saranno tutte le ragazze, perché a scuola bisogna anche fare scuola, quindi io non posso togliere tutte le ragazze dalle classi, però sarà un congruo numero che parteciperà. Ringrazio per l'invito l'assessore e tutto il comune, e anche Presidente, voglio dire la vicina di casa della nostra gioventù, che la parte. Grazie. Grazie a te. Posso passare direttamente? Ok, allora sicuramente tutte le altre amiche qui presenti hanno, diciamo, lo stesso pensiero nei confronti di questo progetto, e lo stesso pensiero nei confronti di quello che è il tema della serata, e quindi per non prolungarci molto invitiamo direttamente i nostri amici, intanto anche la famiglia Scaletti, Valentina De Cotro, responsabile della FIKM, Salvatore Grasso dell'ASI, nonché eccetera eccetera, e il nostro amico Antonio, Antonio Scaletti, Andrea e Nicolò, giusto, che non so dove è andato a finire. Nascosto, si è nascosto. Ciao Giovanni, grazie. Allora, chi comincia? Intanto noi ci siamo già conosciuti tempo fa, e non è la prima volta che ci vediamo in questo contesto, perché avete fatto già una volta in Portale al Caffè d'Arte, una sera quando ci siamo incontrati, e lei mi ha insegnato alcune cose che io ce l'ho sempre in testa, che non si può mai sapere. Intanto uso le scarpe con il tappo a punta quando me ne posso mettere, proprio a spillo, che c'è una gran cosa buona. Giusto, Valentina? Assolutamente sì. È una bellissima arma a doppio taglio. Tira e respinge. Allora, chi parla per primo? Quindi vuol dire che quell'incontro ti è rimasto qualcosa? Assolutamente breve, sì. Ma è rimasto assolutamente qualcosa. Sì. Il principio che vogliamo trasmettere noi alle nostre ragazze. Assolutamente sì, l'ho seguito con molto interesse. Diciamo, ho memorizzato alcune cose importanti.
e oggi proveremo a studiare qualcosina in più che vedremo qua realmente con un piccolo test reale che qualcuno dei presenti farà. Poco fa abbiamo occhiato qualcuno, cioè qualcuno si nasconde, proveremo a fare qualcosa in estemporanea per far vedere proprio come la prevenzione di cui prima parlava l'assessore è fondamentale in quello che allora, facciamo. Allora io mi secco e vi lascio lo spazio. Sì, sì, intanto buonasera a tutti, per chi non ci conosce, lei è Valentina, mia moglie, e io sono l'unico marito in Italia a prendere botte dalla moglie e la figlia tutti i giorni dell'anno. Noi ormai da 15 anni in questa parte giriamo in lungo e in largo l'Italia, divulgando il concetto della difesa per le donne. E mi fa piacere che in Sicilia, lo posso dire perché ce ne occupiamo noi a livello nazionale, Santa Teresa è il quinto comune in Sicilia che ha sposato questo progetto. Nel resto dell'Italia abbiamo una richiesta spaventosa di donne che si vogliono avvicinare al concetto di difesa personale, ma in Sicilia purtroppo non c'è risposta perché ancora non abbiamo la cultura che la donna, dico la donna, è uguale all'uomo e ha lo stesso diritto, lo stesso dovere di potersi difendere, senza fare chissà cosa, perché noi qui oggi non parleremo di arti marziali, non parleremo di cose spettacolari, come che so il nostro Nicolò Scaletti ci potrebbe fare vedere. Andremo a vedere l'essenza della difesa fatta con principi istintivi dell'uomo. L'uomo nasce cacciatore, così come la donna nella preistorica, non è vero che veniva presa per i capelli e tirata al marito, contribuiva al marito alla caccia. Poi l'evoluzione antropologica ha fatto sì che nella donna si è celato l'istinto del cacciatore facendola diventare mamma, doveva stare a casa. In Italia con la cultura, nella chiesa e di altre cose, la donna doveva giocare con le bambole da piccole, mentre l'uomo, il ragazzo, doveva giocare a fare il guerriero o a calcio. Tutto ciò ha fatto nascondere il nostro istinto. Il Kapha-Mata serve proprio a questo, a tirare fuori nuovamente l'istinto che tutte le donne, vi assicuro, che avete, e trasformarlo in difesa nel caso in cui ce ne fosse di bisogno. Confermi, Valeria? Dica. Quello che io vorrei dire è una cosa, questo istinto che comunque venga riconosciuto come una cosa positiva, perché se tu meno meno un pochino alzi la testa e dici qualcosa, come minimo dargli una scaricata di male parole, di epiteti brutti, per metterti un'altra volta relegata a un angolo. Quindi questo istinto non è una cosa, bisogna valorizzarlo come appunto un elemento fondamentale della nostra femminilità. Ma noi infatti lo valorizziamo come valore aggiunto alla donna, ed è sicuro che questo accade solo qui, perché purtroppo Calabria e Sicilia, noi parliamo con dati alla mano, abbiamo il concetto che la donna non può denunciare, la donna non deve parlare, la donna, se il marito subisce a casa, perché dicevi prima che le mura domestiche sono la prima fonte di violenza in Sicilia e in Calabria, ma anche nel resto d'Italia, solo che c'è la cultura che arriva, familiare di turno, non lo fare, per stavolta, lascia stare, è sempre tuo marito, è sempre tuo padre, è sempre tuo fratello, è sempre lo zio. Quindi noi dobbiamo sfatare questo mito, e se la donna reagisce, io vi dico che in certi aspetti aumenta pure la propria femminilità, quindi è il valore aggiunto, perché una donna guerriera viene vista in un certo modo. Noi parliamo di donna guerriera per dare il segnale di un qualcosa che deve nascere in positivo. Quindi per noi che ci battiamo, vi assicuro, dappertutto è un valore aggiunto che vogliamo dare alle donne. E stasera proveremo a dimostrarlo, e poi nei corsi Antonio con Andrea sicuramente metteranno la ciliegina sulla torta affinché le donne qui a Santa Teresa Riva possano avere una marcia in più, perché ricordo, assessore, che la difesa personale non ha la garanzia assoluta del risultato, è una chance in più, quella chance che a volte nei casi di femminicidio poteva o potrebbe salvare la vita a qualcuno, perché spesso le donne mi prendono per i capelli e mi buttano a terra. Saper cadere, saper dove mettere le mani fa sì che anziché beccare lo spigolo mi possa proteggere. Quindi sono piccolezze. Noi stasera non vogliamo dire che col Krav Maga elimineremo il problema della violenza sulle donne, no, però sicuramente alcuni aspetti li potremmo sicuramente migliorare. Ok, allora ci taciniamo e vi osserviamo. Mi piacerebbe iniziare, come facciamo sempre noi in giro, con un piccolo video in base al controllo del proiettore, magari se si possono spegnere le luci, vi rubiamo solo 4 minuti, non di più, giusto per rendere ed addentrarci nel problema della violenza sulle donne, perché alcuni messaggi lanciati in questo video sono fondamentali. Di ascolto, di accoglienza, il modo di denunciare, però l'idea è proprio quella di lanciare un messaggio più forte del normale, proprio per sensibilizzare donne e uomini alla problematica del femminicidio, in quanto il 25 novembre proprio nasce per quello scopo lì, ma poi per le nostre ragazze, per le nostre figlie. Noi abbiamo una bambina di 8 anni, un maschietto di 12, e vi assicuriamo che in giro
non c'è tanta bella gente, la società proprio sta andando sempre di più allo sbaraglio, quindi che i nostri ragazzi, che i nostri figli sappiano come difendersi diventa fondamentale. Valentina, ci siamo? Proviamo? Riattendiamo al concetto della prevenzione e quant'altro, il caso Maga? Allora, fondamentale per noi, oggi iniziamo, anziché far vedere le solite tecniche, dopo spiegheremo per la gioia di qualcuno, Antonio e Andrea, vedrete come mia moglie mi picchierà, e vabbè, capita. Voglio far vedere come la prevenzione sia fondamentale. Vale, scegli 5 donne. Vai, dai, 5 donne che si nascondono, guarda, guarda. Io direi, guarda, per le ragazze di qualcun altro, vieni qua, fai il video, vieni tutto, vieni qua. Perché è bello di questi incontri, non che lavoriamo noi, noi siamo bravi, lo sappiamo fare. Vedi, bravi, due di voi, non dobbiamo fare nulla, eh? Vi voglio solo qua, dai, vieni. Andiamo, ci penso io che... Vieni qua, dai. Vieni qua. Vieni, 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 anche tu, vieni con me. Vieni, guarda, basta, vieni pure tu. Allora, i nostri corsi non iniziamo mai con l'uso delle mani e della violenza, perché per noi la violenza è l'ultimo step. Diciamo sempre ai nostri allievi, se usiamo le mani abbiamo sbagliato di qualcosa. E per un attimo si spoglia dalle vesti di professore di educazione fisica, sappia, vicepresidente di uno sportivo, e si trasforma nelle vesti di un aggressore tipico da strada. Quindi per un attimo immaginate il nostro professore come un aggressore che gira a Santa Teresa in Riva. Adesso lei, aggressore, si trova di fronte a 5 donne. A chi sceglierebbe per fare una rapina? Allora, premesso che io amo le donne in generale. Anche noi siamo d'accordo. Non mi lamenterei mai. Non mi farebbe. È un gruppo fondamentale. La faccio con lei, la signorina, che ho visto una volta. Perfetto. Per quale motivo? Per quale motivo? Perché sceglierei non le altre 4? Io ne so. Che ne so. Perché è giovane, bella, attraente. E fai la rapina, per questo motivo. Allora andiamo a fare altro, giovane. No, la rapina, insomma, è come per rapinare bisogna toccare meglio. Quindi unisce l'utile al dilettevole. Se l'abbiamo provato, per un ruolo. Ora, grazie. Perché sto giochino, professore? Perché già nel momento in cui noi la mattina usciamo di casa, quindi loro sono uscite di casa, col nostro modo di essere, di camminare, di postura delle spalle, come siamo vestite, possiamo decidere o meno di essere delle vittime. Lui ha scelto una persona su 5, ma perché ha scelto lei non l'altra? Ha dato una motivazione scherzosa in questo caso, perché stasera è una serata di festa, ma solitamente la risposta è perché era distratta. Quindi il tuo sguardo distratto fa sì che io, aggressore, scelgo te piuttosto che lei che mi sta guardando negli occhi. Scelgo lei perché ha un bell'anello a portata di mano. Quindi capisco bene, guarda lì, fra l'una e l'altra, guardate che bell'anello che c'è lei, la scelgo. Questo piccolo giochino che noi ci piace fare per rompere il ghiaccio ci fa capire l'importanza delle donne nell'atteggiamento preventivo. Uscire di casa già in base a quello che facciamo ci può rendere o meno vittime. La postura, lei mi sta guardando, quindi io perché dovrei scegliere lei che mi guarda? E attenta, vado a prendere lei che è distratta, messa qui in un angolo, chiusa, psicologia, body language, braccia incrociate, è una persona più timida. Lei ti ha scelto per la bellezza, ma secondo me ti ha scelto perché proprio hai il braccio chiuso. Quindi diventa fondamentale per noi il modo come ci poniamo nella società. Questo lavoro vi serve a farvi capire solamente che se uscite la notte e dovete tornare tardi, è inutile che ci mettiamo la collana in bella mostra. Se camminiamo sulla strada e siamo soli, la borsetta, mettiamola dal lato interno, non dal lato esterno. Prevenzione, prevenzione, prevenzione. Giusto, Valentina? Ora, donne, voi avete mai picchiato qualcuno? No. Vieni qua. Vieni qua, guarda, guarda, guarda. Come ti chiami? Tu vieni qua. Carmen, vieni qua, Carmen. Hai mai picchiato qualcuno? No. Sei mai stata aggredita? No, mai. Paradossalmente, Carmen non ha mai fatto nulla. Vieni qua, bellissimo.
Prova a prendere la Carmen con due mani. Situazione bruttissima, voi state ridendo, però queste sono scene che capitano. Bullismo, fidanzati maneschi, vicini di casa con intenzione strana. Carmen, una situazione del genere ti potrebbe portare nel panico se tu non l'hai mai provata, giusto? Ti fa, scuotere un po' appena, e guardate che brutto, guardate come è cambiata di colore. Adesso manca la paura, stiamo giocando, ma già l'entrata in crisi subentra il famoso effetto frozen, detto dai psicologi, in cui tutto il corpo si congela. Lei in questo momento non è più in grado di capire nulla, ma che fare? Che fare in questa situazione? Abbiamo parlato di prevenzione. Noi nel trattamento, questa fase qua, prendila, prendila, vieni qua, fermati, basta, la chiamiamo gestione psicologica dell'evento che si viene a creare. La bravura di lei dopo il corso sarà quello di capire cosa vuole il nostro Andrea, capire cosa, se vuole il portafoglio, se vuole la collanina, se vuole il telefonino o se vuole il mio corpo. Da lì Carmen reagirà in maniera diversa. Significa che se Andrea ti chiederà il telefonino, tu che fai? Un bel calcio per il telefonino. Ma tu pensi? No, ma anche no, il telefonino è da via, se vuole il telefonino. Tu pensi che un telefonino, per quanto costoso sia, possa valere il rischio di una colluttazione? Bravissima. Quindi già avete visto come, scherzando e giocando, la gestione dell'evento bellico che si crea o pericoloso, noi la dobbiamo sapere gestire, capire sull'istante, perché noi abbiamo molto tempo, capire sull'istante, reagisco, controllo o... Vieni qua, come ti chiami? Enza. Fermati qua, Enza. C'è sempre Andrea, sta arrivando e ha capito che ti vuole gradire perché sta urlando, Che fai? Qua, sta arrivando, vai a sedere. Che fai? Scappa, brava, l'ha detto lei, il terzo punto che facciamo allenare alle nostre ragazze, fuggire quando c'è la possibilità. Quindi state capendo che noi non siamo persone aggressive, siamo persone che evitiamo, anticipiamo, atteggiamento preventivo, dialogo, nel caso di prima in cui capisco che vuole il telefonino, vattene, scappo, bravissimo, quando è possibile scappiamo, ma alla fine, ti chiami tu? Capisce? Ah, tanto un'altra capisce, abbiamo conosciuto. Marocco, pure tu? Marocco? Perfetto, hai visto, abbiamo conosciuto un'altra. Prendi come fatto con Carmen a capisce. Capisce, ferma, ti ho già visto te, ti ho scelto perché l'ho visto che sei abbastanza... Mi difendo, no? Mi difendo. Senza fare nulla, cosa faresti? Non lo devi picchiare, Poi picchierete solo a me. Cosa faresti in una persona strada? Lui ti prende così. Allora, ti ha chiesto i soldi, gliel'hai dati. Giusto, ti ha chiesto il proprio telefonino, gliel'hai dato, dopodiché capisci che lui non gliela frega nulla di tuoi averi, ma vuole il tuo corpo, ok? Cosa faresti? La prima cosa che faresti, senza fare pro, cosa? Grido. Cosa gridi? Urlo. Urla, cosa dici? Aiuto! Chiedo aiuto. Chiedo aiuto. Tu sai che ti dice sta gente? Ma chi se ne frega? Una delle tante che chiede aiuto. Valentina, cosa potrebbe urlare? Cosa potrebbe urlare? Al fuoco! Eccolo là! Te la ricordi? Noi facciamo questo esempio che è fondamentale. Al fuoco! Ma sapete cosa succede a livello psicologico? Non solo lo distrae. No, no, stai qua, mi piace. Scusami, mi piace questa roba. Non solo lo distrae. Intanto attira l'attenzione di tutti voi. Perché se il Signore era a casa, se sente aiuto, purtroppo lo dico, l'omertà fa chiudere le tapparelle e stare dentro. Se sente il fuoco, il Signore viene incuriosito. Chissà cosa prende fuoco? L'auto, il motorino, la casa. Diventa curiosità. Significa che aprendo una porta o altro attirerebbe l'attenzione dell'ambiente circostante. Quindi con il fuoco hai risolto un problema ambientale. Ritorna qua. Prendilo. Tu dice fuoco, fermo questa mano, ora ci picchiamo, che premura, oh mio Dio! Ha voglia di picchiare la signora! Prova a gridare al fuoco! A fuoco! Sai che dice il nostro aggressore? Dice questa è scema. Ce n'è beccata una che la prende per strangolarla o violentarla e grida a fuoco. Lui ha un momento di
un istante, è l'istante che ci può salvare la vita, perché in quell'istante in cui tu gridi a fuoco e lui pensa, è scema questa, io la sto guardando e questa dice fuoco, tu potrai attaccare e giocarti la tua unica possibilità che hai, perché ne avrai sempre una possibilità, la seconda lui non te la darà mai. Ricordiamoci sempre che sulla difesa reale della strada abbiamo una sola possibilità, la seconda l'aggressore capisce e capirà che lei si difende, quindi aumenterà il livello di aggressività, passerà da un livello mite a un livello alto, quindi a fuoco, lui si ferma. Ora, cosa colpiresti tu? I problemi di tosse li risolviamo. Cosa colpiresti? Guarda che c'è l'imbarazzo alla scelta, un pugno nello stomaco. Cosa? Fatti tu, dai sto colpo nelle braccia che continua a fare. Rifaccio il gesto che volevi fare prima. Rifallo. Hai visto che è successo? Fermo, ragazzi. L'istinto della donna non controllato. Lei ha provato, rifallo rallentatore, che è quello che capita a tutti, di togliere le mani. Le mani non si devono togliere. Sapete perché? Che una volta che le mani sono qua, abbiamo un pensiero in meno, che sono le sue mani, tanto sta controllando. A parte generale, che ora ci arriviamo, prendi la tua mano, spingi forte qua, guarda, spingi forte, vai, guarda come sei andata, ti gira e scappi. Va bene, fermati. Questo lavoretto, perché lo facciamo un applauso, capisci? Perché ho visto che con lei si può lavorare, possiamo, ho visto come piccoli dettagli che stiamo spiegando così, giocando, perché a noi ci piace giocare quando facciamo questo lavoro, ci fanno capire come step by step costruiamo una scena tipica di come potersi difendere. Quindi semplicemente aiuto, si distrae, colpo alla gola, vi assicuro, guarda loro, è una trachea che è cartilagine, una pressione di 4 kg si rompe, quindi noi nel momento in cui schiacciamo lui inizia a tossire e abbiamo del tempo per scappare, possiamo schiacciare, possiamo picchiare forte. Ed è semplice, noi nella strada non insegniamo alle nostre donne a tirare pugni, non servono i pugni ci facciamo solo male e ci escoriamo, significa che se lui è malato, dopo un po' divento malato anch'io. Sulla strada non si colpisce mai coi pugni, semplicemente perché un uomo, fatti pure Andrea, sta ridendo, quindi capite bene che una donna presa al panico senza sapere, se continua a tirare pugni, lui si incavola e reagisce in maniera diversa. Lui non si incavola se Valentina, vieni qua, fai il tuo momento di gloria. Dove si colpisce un uomo? Guardate qua, tirami gli occhi, naso, fa vedere come si schiacciano gli occhi nel caso in cui qualcuno ci vuole prendere. Guardate qua, guardate i miei genitali come sono esposti. Mi accascio e via. Guardate una cosa particolare di prima. Prendo a Valentina. È inutile che stiamo lì, vedete come la scuoto. Se si fa prendere al panico, una delle parti più sensibili, qua abbiamo un professore che ce lo può testimoniare, non so se ci sono medici, è l'apparato vestibolare, tradotto l'orecchio. Più io faccio così, come le picchia, vai, farà l'altro, l'orecchio, pum, guardate qua, pum. Vedete che bella sensazione, guardate i miei fianchi, io mi espongo, giù, guardate i miei genitali, mi attascio e scappo velocemente, avviene questo, 3 colpi, tutti insieme, dove vai? Questa è la strada fatta, ora stiamo giocando. Io sfido qualsiasi uomo che si avvicina a una donna in maniera tranquilla, lui che si aspetterebbe che questa va nel panico, che inizia a dare pugni, ma nel momento con le mani a cucchiaio messo va a colpire forte le mie orecchie, crea una decompressione, quindi mi accascio, i fianchi, ragazzi giovani, ma c'è l'età. Posso fare una domanda? Sì. Gentilmente. Ma se una donna è accasciata a terra? Come? Se una donna è accasciata a terra? Sì. E suo ragazzo la sbandula e non si alza più. Qua non andiamo a fare, ti faccio vedere anche cosa si fa. No, lei non è più alzata. Un ragazzo è già a terra, vada da terra. Non si è più alzata. Sì, vai a terra. Che dovrebbe fare?
scena qua. Attenzione, non ti preoccupare. Mezzo, sta scena? No, non si è alzata più. E si è morta, che deve fare? Non posso più mai. No, allora, raga, iniziamo a capire. Prevenzione. Bene, si è cominciato più difendere questa ragazza. Terra si deve difendere a terra. Perché la testa ha letto, rimane fuori. E immaginiamo che si. Ma è viva ancora? È cosciente o no? Non è viva. E se non è viva che ci faccio? Come? L'automatico di quest'anno. Quello dispiace. Quello dispiace con un altro discorso. Mi dovete scusare perché non erano. No, no, venga, venga là. Venga, venga, può venire con noi per favore? Può venire qua con noi? Ci piace? Venga con noi, per favore. Può venire con noi? No, no, allora, attenzione, deve essere un gioco, ma dobbiamo anche capire il dettaglio di quello che facciamo. L'abbiamo detto prima che questa non è la soluzione sicuramente ideale, però può aiutare, perché se quella ragazza, non lo so, ci dispiace, possibilmente prima che tu arrivare a terra conosceva qualcosa nel quale mentre la strangolo mi andava a colpire forte la gola come ha fatto prima, vieni qua, cadisce, la sto strangolando forte la gola come ha fatto con i gol, mi accascio, da lì mi dava un calcio, chiedeva aiuto, poteva scappare, sicuramente aveva una chance in più su un miliardo. Non ce l'ha fatta, lo sappiamo, infatti l'abbiamo detto come premessa. Non è detto che questa roba funzioni su tutto, ma sicuramente potrà limitare in maniera drastica i casi iniziali. Casi iniziali in cui il compagnetto, il vicino, il fidanzato fuori da qualcun altro ha delle idee strane. Sicuramente possiamo dare una chance in più, ma come tutti i medicinali non sempre funzionano. Quindi noi diamo una possibilità, non una certezza. Quindi a noi dispiace, ma sicuramente non sappiamo la storia come si è evoluta, ma se è caduta a terra ed è arrivata possiamo farci poco. Ma nel caso in cui, guarda, guarda, non hai, diciamo, non metti più qua quando. Ma immaginate, no, metti per lungo, esatto così. Immaginate che siamo sul letto alto, io provo a strangolare, sbattergli la testa. Il principio di prima, con un colpo forte, guardate qua, guardate come spinge col bacino e io vado a finire fuori, boom, calcio genitale perché mi apro, tira il calcio, boom, e scappa. No, no, siamo messi male per questo. Però capite bene, metti al centro, va. Che qua. Poi immaginate la scena, la butta a terra, questa si dimene, vadoci, prova a prenderla pure a schiaffi, boom, boom, guardate già come si è protetta male, boom. Guardate come con l'altra mano colpisce, spinge col sedere, mi sbilancia, guardate come tengo, calcio, colpisce in faccia. Il soggetto medio, torna su, il soggetto medio che non sa che una donna può difendersi, se la vede brutta, anche perché no, viene presa. Stavo spiegando prima, guardate questa parte, questa a livello di recettori muscolari, una delle zone più dolorose, li potete provare a casa col marito, significa che se qualcuno ci prende che ci avvinghia perché vuole fare altro, da qua, manine, guardate già come si prende, manine, faccio finta di starci, premo, giro, giù, andiamo, quando fa male? Eh? Queste sono famose zone non allenabili, sono zone che non si possono allenare. Noi possiamo essere grandi, grossi, muscolosi, ma occhi, coi pollici, vai a vedere coi pollici come va dentro, voi immaginate che io entro con qualcuno, guardate qua, calcio le genitali sempre, e si scappa, semplici, gli occhi, una scena tipica delle donne, lei la colluttazione, prova a girarsi per scappare, vieni qua, una scena del genere può ritornare in mente? Un marito o un fidanzato che prende questo? No, è mia moglie. Ma di quante botte mi dà? È il minimo. Guardate qua, va ad appiattire la mia mano. Io non mi aspetto cosa sta succedendo. Dico, non la posso più tirare. Si gira verso di me, caccio. Oh, guardate come mi accascia. Bravo, Ale! Stasera
sera stiamo giocando, ma l'autodifesa è questa, avete visto, non stiamo spiegando tecniche, stiamo spiegando casi reali, quotidiani, che capitano tutti i giorni, perché la donna si deve difendere da questo. La pistola spara, non si difende nessuno, il coltello ammazza, ammazza tutti. Quindi noi non verremo qui a vendere difese o casi miracolosi di attacchi da coltello. Proviamo a dare una chance in più su questo lavoro, su questo. Vattene, va, guardate qua, tocca le mani, guardate i miei genitali come vengono, mi accascio, gomitato, mi alzo, mi fa cadere, bam, e mi prende a calci. Scusate, no. Gli spazi, non era prevista la dimostrazione stasera. Quindi il Krav Maga è questo, nei vostri corsi che farete, con Antonio e Andrea prenderete sta roba qua, roba molto semplice, su come liberarsi le mani se qualcuno ci prende. Tutte le donne prese così vanno nel panico. Facciamolo bene, guardate, guardate qua, vai, boom! Quindi fallo forte, forte, guardate qua, calcio, e vai! Venga, se fai. Guardi una cosa, allora lei deve fare un gesto, faccia finta, ascolti, o che vuol leggere un giornale o che prende l'acqua dal lavabo e vuol lavarsi la faccia, quindi i polsi devono fare sto gesto ruotando indietro, vai indietro, vai, guarda, vai, fai il basso indietro, vai, vedi, scappa, guarda, vieni con me, guarda, scappa, hai visto come un gesto semplice? Guarda che peso tanto io, vedi? Non lo so. Guarda, forte. Vedi come ti apri? Si sente io. Ma lo sto facendo a volte per farti capire. Ma se questo, se fai qua ci vuole un applauso, riesci a liberare. Guardate qua, no, lei è felice. Vai, Anna. Tira, vai. Vai. Guarda come attaccia, ora. Qui ridiamo, ma è questa, hai visto come facilmente questo, cioè mi tenevi veramente forte, cioè questo un'altra esempio... cosa carina, vediamo cose speciali, fotografo, ti posso utilizzare un attimo, dai, vieni qua, guarda loro, prendi dietro il fotografo, no, qua. Scena tipica nella quale una donna può essere presa per essere buttata su un'auto, dietro un cespuglio, chiusa in una stanza. Come ti chiami? Alessio, cosa faresti? Stringi un po'. Siete uomo contro uomo, considerate. Stringi un po'. Riesci? Ancora non sta stringendo qui. Ora ti insegno una cosa particolare e poi la farò provare all'assessore. Prendi la tua mano, chiudi i pugni e la vai a mettere qua. E inizia a strofinarla tipo fosse una chitarra. Vedi? Guarda come lui molla subito. Vai. Più forte. Questa roba qua, vedi come stringi. Picchia, tipo che stai bussando. Ecco, vedi come è aperto? Quindi in una donna, vieni, vai. Che non se l'aspetta, nel momento in cui viene presa sotto sopra, poco cambia, io la voglio, inizia a picchiare forte sulle mie mani, con forza, fa male, ma vieni qua, guarda, attenzione che è fragile, no, per farti capire, ma vieni qua, io lo chiamo, vieni qua, vieni, no, è vero, anche in quel modo, vedi che sasso, confermi? Una donna, provalo sulla sua mano, qua. Devi prendere le dita, così, guarda, fai finta che questo è il tuo petto, fa male. Voi vi immaginate una donna che viene presa, pensi un consiglio comunale, da qualcuno, da dietro, consiglio, facciamo viene presa da dietro, questa anziché di menarsi, inizia a picchiare con le dita, fare il suo lavoro, come io mollo, avete visto subito, vomitata e scappa. Quindi noi andremo a far vedere piccoli gesti per poterci difendere, ma nel quotidiano, non parleremo di armi da fuoco, non parleremo di coltello, non parleremo di nulla. Antonio, penso che il resto lo facciamo vedere in palestra, certo. Lo facciamo un applauso alle nostre 5 vittime. Ricordiamo
ricordo le date, Antonio? Ho capito, ogni giovedì, a partire dal prossimo. Ogni giovedì, 15, 20, 15, 21. Allora, le date sono 15. No, scusa, la prossima settimana, scusa. No, 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 no. Allora, 26, quant'è? Prossimo giovedì. No, sono scritte. 28, dai, Andrea, le la domanda. Allora, no, non ci sono. 21, 28, 5, 21, 28, 15, 5 e 12. 21, 28, 5 e 12 dicembre. 21, 28, 5 e 12 dicembre alla palestra comunale. Dalle 18 alle 20. Palestra comunale, questa del liceo, però. Alla palestra comunale, allora ricapitoliamo. 21, 28, 5 e 12 dicembre alla palestra del liceo, liceo classico, dalle 18 alle 20. Quindi giovedì, sono tutti quanti i prossimi giovedì. Per cui iscrivetevi numerosi, perché è veramente un ottimo progetto, un ottimo momento per leggere i conti. Io stasera non me lo posso dare, però proprio.